C'era una volta una nonna, con i capelli bianchi raccolti in una lunga treccia che formava il muccio. Indossava vestiti neri, con gonne ampie, ben sotto il ginocchio. Calze scure e spesse, mai maniche corte o scollature. Scarpe nere, semplici e senza tacco. Gli occhi buoni ma vivaci, di chi conosce la vita e sa affrontarla, erano illuminati da un sorriso dolce da dispensare a chiunque incontrasse. Il suo nome era Maria e abitava in campagna con la figlia Adalgisa. La loro casa era sempre aperta, bastava bussare o chiamare e si era sicuri di essere accolti. Nella stagione fredda presso il focolare li accompagnava scoppiettando chiacchiere leggere e nelle belle giornate all'ombra di un grande abete nel giardino antistante tra il profumo delle rose, delle dalie, dei mughetti e delle viole. Anche nonna Maria profumava di fresco e di pulito. Purtroppo, una malattia l'aveva costretta a restare tutto il giorno seduta, perché camminare era doloroso e quasi impossibile se non veniva aiutata da qualcuno. Le piaceva leggere, non guardava la TV se non i notiziari. Parlava con voce pacata e aveva accettato l'immobilità delle gambe senza lamentarsi o chiedersi perché. Utilizzava però le mani per tutti i lavori di pazienza, come grattugiare i formaggi, tagliare finemente le verdure, disossare i conigli, sfumare i polli, mescolare ingredienti per i dolci e lavorare all'uncinetto, ricamare e cucire. Anche da giovane con i figli piccoli, finiti i lavori nei campi, riordinata la cucina, quando tutti erano saliti in camera a riposare, lei restava a rammendare e rattoppare, perché i soldi erano pochi e gli abiti si riparavano, si passavano da un figlio all'altro, ma non si compravano. I suoi rammendi riproducevano esattamente la trama del tessuto e risultavano invisibili. Ed ecco che armata di ago, filo, di tale, uovo di legno, si accingeva anche ora, da anziana, con pazienza e abilità, a recuperare belle stoffe, mentre la mente vagava lontano e indietro nel tempo. Una gugliata, un nodo, un punto, uno sguardo e un sorriso. E nonna Maria tornava bambina, a Scooterbow, tra fratelli e sorelle in un bosco da fiaba. Eppure quanto dolore! Improvvisa scomparsa della sorella maggiore per il tetano. Quattro fratelli in partenza per l'Argentina imbarcati come clandestini tra i sacchi di carbone. E lei era rimasta lì coi genitori finché un bel carabiniere l'aveva chiesta in moglie. Aspettava una vita dura, laboriosa, da madre, donna di casa e contadina. Col tempo i vicini avevano imparato ad apprezzare le sue poche, significative parole e la sua saggezza. La cercavano per un consiglio, un aiuto, a volte solo per una parola di conforto. Quando dovete affrontare qualcosa di difficile, di pesante, provate a farlo pregando. Vi sembrerà una fatica più leggera. Oppure, se siete di cattivo umore o vi sentite tristi, soli, pensate a quelli che soffrono davvero per una malattia, per un lutto, e vi riterrete fortunati e sciocchi a rovinarvi le giornate così. Profondamente religiosa, non passava 24 ore senza recitare il rosario, ma soprattutto portava pace all'interno della propria famiglia e tra le persone. Era nata nel 1900 e attraversò quasi tutto un secolo. Con lei si poteva parlare di qualsiasi argomento, anche se non era mai andata oltre Chiavari, Lavagna e Sestri. Di lei restano splendidi pizzi, qualche foto un po' sbiadita, l'aroma inconfondibile del suo minestrone e il suo ricordo dolcissimo. Ciao, nonna, ovunque tu sia.